Ciao, oggi faremo una gallinella utilizzando la raffia. Quindi per questo nostro progetto di oggi ci occorrerà appunto una matassa di raffia, delle forbici, cartoncino giallo e rosso, occhietti di plastica o anche in alternativa due piccoli bottoni o io userò delle puntine con la capocchia nera e poi ci occorreranno dei sacchetti, per intenderci quelli del pane, e della carta da riempire il sacchetto per fare il corpo della gallina. Andiamo a cominciare. La prima cosa che faremo sarà preparare il corpo della nostra gallina. Per fare ciò utilizzeremo dei sacchetti del pane usati che metteremo dentro, così appallottolandoli, dentro un altro sacchetto. Così, questa secondo me può essere una misura che va bene. E arrotoliamo e formeremo, cerchiamo di formare una palla appunto con questa carta. Apriamo ora la nostra matassa a metà e la pieghiamo a metà. E dovremo anche levare qualche filo di raffia che ci occorrerà per fissare la nostra gallinella. Ora cominceremo dalla testa, quindi pieghiamo e cerchiamo di dare una bella forma tonda, così questa diventerà la nostra testa. Andremo a legare sempre con la raffia. Faremo un semplice nodo. Così. Ora cercheremo di allargare la raffia in modo da creare, di aprirla a raggiera e metteremo la nostra pallina di carta qui dentro. E poi ricopriremo tutto con la raffia. Quindi abbiamo dentro la nostra carta, cerchiamo con le mani di aiutarci nel modellare una forma. Ed anche già dovremmo abbozzare la coda. Quindi ora diciamo in linea di massima, questa potrebbe essere l'inizio della nostra forma. Cerchiamo di tenere sulla coda e anche qui faremo semplicemente un nodo. Dal nostro pezzo di cartoncino giallo dovremmo fare il becco, quindi dobbiamo creare una forma conica. Mettiamo un pochino di colla vinilica. Attendiamo un momento che la colla asciughi. Una volta che il nostro cono sarà, la colla sarà asciutta, lo calziamo su un dito e lo facciamo passare, vedete, così, in mezzo alla piega della raffia, fino a farlo uscire dall'altra parte, così. Ora prenderemo un pezzetto di carta e formeremo una piccola pallina che introdurremo dentro a quella che poi diventerà la testa, in questo modo. Ora prendiamo il filo di raffia
lo leghiamo qui sotto al collo con un nodo semplice ed incominceremo a girarlo intorno alla testa della nostra gallinella, cercando di dare il più possibile, quindi girandolo dobbiamo creare una bella forma tonda. Ecco, continuiamo a girare e a legare facendo anche un po' di pressione con le mani finché non siamo riusciti ad ottenere una forma più tonda possibile, quindi più possibile simile a una testolina. Quindi guardate, faccio dei nodi e poi intreccio. Qui non c'è una regola, non c'è uno schema, siete voi poi a dover riuscire appunto, però vedete, non è un lavoro difficile. Ecco fatto, già così può andare bene. Ora ci dedichiamo al corpo allo stesso modo e quindi sempre facendo dei nodi, magari rendiamo la raffia sottile, così, allo stesso modo dobbiamo girare intorno al corpo della nostra gallinella, così. Serve altro filo, facciamo altro che aggiungerlo. Quindi continueremo ad annodare la raffia e a girare intorno a quello che deve diventare il corpo della nostra gallinella. Qui dovremmo ogni tanto schiacciare un pochino con le mani, così, e appunto continuare finché non riuscite a dare la forma. Come vedete, già ora si incomincia ad intuire. Quando saremo riusciti a dare una forma abbastanza tonda, dobbiamo occuparci della coda. Qui dobbiamo cercare, tirando la raffia, di farla stare un pochino verso l'alto, così, quindi così, e facciamo un bel nodo molto stretto qui sotto, in maniera da bloccare per bene la coda. Così. Ora dobbiamo tagliare. Taglieremo così, in maniera da dare una forma, appunto, la forma della coda. Ecco, dobbiamo fare un taglio in diagonale, così. Ecco fatto. Vedete che sta prendendo forma? Ecco fatto, la nostra gallinella è quasi pronta. Ora sul cartoncino rosso disegneremo la cresta e i bargigli. Quindi
quindi una crestina e i due bargigli che saranno poi uguali. Andiamo a ritagliare. Ecco qui la cristina. Ecco, mentre che per quello che riguarda i bargigli, piegherò la carta così in maniera da ottenerne due uguali. Incolleremo poi la crestina sulla nostra gallinella. Mi raccomando, cerchiamo di non mettere troppo colla, altrimenti poi si sborda ed è proprio brutta. Quindi così. Incolleremo i bargigli qui sotto. Così. Ecco qui la nostra. Sempre con un pochino di colla a caldo, attacchiamo anche gli occhietti, quindi in questo caso io userò due puntine, una e una dall'altra parte. Prepareremo ora quello che diventerà il nido della nostra gallinella. Ho qui un normale sacchetto di carta, taglio entrambe le maniglie. Poi giro, cercando di arrotolarlo. Alla fine, vedete, abbiamo creato un piccolo nido. Potremo ora, se lo vorremo, io lo farò incollare la gallinella dentro al suo nido. Così. Questo affinché non cada tutte le volte che la tocchiamo. Faremo ora anche una semplicissima decorazione, quindi guardate, è davvero semplice, da un quadratino di cartoncino, piego a metà ed ancora a metà, quindi ho ottenuto questo. Ora qui taglio, così l'abbiamo già visto anche questo fiorellino, e guardate, eccolo qua, abbiamo ottenuto un semplice fiorellino. Ora con un pezzettino giallo ritagliamo un piccolo cerchiolino che andremo a posizionare qui nel centro. Premo leggermente in modo da dare un pochino di movimento al nostro fiore.
e lo potremo incollare qui sul nido. Ne prepareremo alcuni. Potremmo, se lo vogliamo, anche guarnire con un piccolo fiocchettino di pizzo. Ecco fatto, la nostra gallinella è finita. Possiamo ora mettere dentro al nido le uova. Io qui ho messo delle uova vere perché ho pensato a questo progetto per mettere in tavola le uova sode il giorno di Pasqua, ma possono anche essere delle uova di cioccolato per i nostri bambini. Anche il nostro progetto di oggi è terminato, abbiamo una bellissima gallinella per metterci le uova. Grazie, grazie a tutti, un saluto speciale oggi per Giulia e Federica di Bergamo che sono passate in laboratorio. Visto che non mi sono dimenticata, grazie a tutti, ciao!